Don Franco, l'importanza di questo film? L'importanza di questo film io la vedo in una duplice direzione. Quella del problema attuale del bullismo, che sicuramente interessa la società di oggi e i ragazzi che vi crescono, e quella dell'impegno che risale a persone che, come Palatucci, hanno saputo incarnare, prima ancora che se ne parlasse, quella che poi è diventata la cosiddetta polizia di prossimità, cioè non un insieme di agenti che controllano, ma un corpo che è vicino alla cittadinanza, intesa come comunità che vive e che ha bisogno anche di essere accompagnata. Ecco, questo film riesce a unire ambedue gli aspetti e a presentarli in un modo piacevole ai ragazzi. Certo, e soprattutto ragionare sia sulla figura di Palatucci ma sul bullismo di oggi significa risvegliare in loro quel sentimento di rispetto di tutto e soprattutto anche di amore per il prossimo. Sì, credo di sì, e probabilmente oggi è ancora più attuale anche sottolineare come negli anni 30, negli anni 40, quello che noi chiamiamo il fenomeno storico del nazismo sia nient'altro che una sorta di bullismo in politica. E quell'approfittarsi degli altri, dei diversi, degli emarginati, di quelli che Papa Francesco chiama gli scartati, gli ultimi, e che ritorna in modo così strano come una tentazione molto forte per i ragazzi di oggi, che speriamo di debellare ovviamente. Un film che chiaramente sta girando per tutte le scuole, il che significa che c'è veramente un grande successo. Sì, è stata una scelta iniziale sia del regista della produzione sia dell'associazione quello di presentarlo innanzitutto ai ragazzi, alle scuole, e per il tema che tratta e per l'attenzione che vogliamo porre nelle generazioni in formazione. Perché non siano semplicemente, come si insegnava una volta, vasi da riempire, ma persone che si formano. L'associazione Giovanni Palatucci ha voluto questa giornata dedicata ai giovani con il film M sono solo un ragazzo. Eh sì, quest'anno abbiamo voluto fare una cosa diversa. Grazie ai ragazzi di scuola di Benevento è stato attuato un progetto già in corso. Il film sulla vita di Giovanni Palatucci, però riguarda anche il bullismo, che sono temi attuali, però il bullismo è riferito agli anni dell'epoca di Palatucci, in sostanza, però sono sempre temi attuali. E questo film si è preferito portarli nelle scuole, diciamo che sta avendo a furor di popolo proprio una grande adesione anche a Crotone, e siamo onorati a Crotone di aver avuto questa adesione massiccia. Anzi, non abbiamo potuto accontentare tutti perché eravamo oltre mille adesioni, e il cinema e l'ospitalità che ci dà sono sui 500 posti. Quindi un momento di riflessione per i giovani sul passato e sul presente. Certamente, un connubio che certamente si può fare, perché i temi sono sempre attuali, sono temi sentiti, perché poi i ragazzi, da come stiamo vedendo, sentono questo bisogno di essere presenti. Penso che c'è una buona generazione, almeno c'è un ottimismo su questo.